dove c'è Isla con le sue scarpette rosse. Avanza Isla d'esterno, trova Llorente sul lato corto di destra, si deve allargare perché è pressato da due, balla sotto la sua rete dentro, Berdinar che finta il tiro, poi la tira ancora. Carlitos me lo ha dedicato, gli hanno fatto un'istantanea, me lo ha dedicato stavolta, ma me lo ha dedicato, grazie Carlitos. Siamo orgogliosi, grazie Carlitos, siamo orgogliosi anche come trasmissione, è uno scatto che è arrivato adesso sul mio telefono a cui studio a voi stadio, grazie, lo so che Tevez ci guardava anche quando era in Argentina. Tevez si sta concentrando, Tevez si sta concentrando, un brainstorming tutto da solo. Attenzione, traversone sul primo palo di Tevez. Londa, Londa, Direct Line. Fa secco un avversario, ne punta due insieme, li fa fuori entrambi. Quando arriva qui, no, sono sbagliato. Che serata natalizia, bellissima. Grazie Barbara, grazie. Londa, Londa. Ed è il quarto gol della Juve, terzo in Teve. Che uscito adesso, mi ha dedicato anche il terzo. Anche questo ha dedicato un altro posto che arriva. Grazie, grazie Bibi e grazie Dudu. Grazie, grazie al trio. Grazie, grazie mille. Che ho capito chi è Bibi. Grazie Bibi. Barbara e Dudu. Grazie a lui. Dudu è il cane. Ma cosa c'è da Dudu? È andato a Milanello. È andato a Milanello, ho capito. Allora, il gol di Tevez, eccolo qui. Dodò prova ad andarsene, palla ancora per Ljajić che prova a rientrare sul destro, la palla è buona, gol della Roma, gol della Roma, destro, Nammo, 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 allora, grande azione, allora un pallone filtrante, messo, chi è che ha messo la palla in mezzo? Calciangolo per il Milan, forza ragazzi, agita Allegri in panchina, soltanto quattro saltatori in area della Roma, si avvicina anche Montolivo, va a battere dalla bandierina di destra, Kakà, la palla che spiove sul primo palo di testa, Muntari in anticipo, eccolo! Veramente questa situazione. Attenzione, la palla che resta lì, bravo! La palla in gol. Gol, gol. La palla in gol. A me sembrava che non fosse entrato, mi sembrava, mi sbagli, vediamo sulla linea, sembra che sia tocco di Bradley, vediamo, no in area, Gervinho, supera Gabriel, secondo me c'è rigore, calcio di rigore, no. Non l'ho toccato, dice Gabriel, ma Gabriel, calcio di rigore, espulsione per Gabriel. E c'è Coppola in panchina. Calcio di rigore. No, non puoi fare più il portiere. Gabriel ha fatto una scemenza gigantesca. L'ho gridato su. È una follia di Gabriel. Una follia di Gabriel. Netto, sia il rigore, netta anche l'espulsione. Però Gabriel, ragazzi, sembrava un portiere pieno di doti. Una follia. Espulso Gabriel. Gabriel, Milan in 10, rigore ahimè netto, nulla si può dire. Non l'ha espulso, non l'ha espulso. Perché? Non l'ha espulso? No, rigore. Ah, forse perché non era chiaro l'occasione del gol. È un tema, Ammonito, attenti ammonito. Però, no, solo ammonito Gabriel. Attenzione, tutto pronto, Kevin Stratman contro Gabriel. Parte Kevin Stratman, gol. Il gol, ha spiazzato gol. Gabriel, gol. E la Roma gol. È avanti, 2-1. Damo ragazzi, allora, 2-1. Damo. Però questo è un regalo di Gabriel, Londa Direct Line, Londa Direct Line. Palla sulla sinistra, prova a partire, Ricky, si fa vedere largo Emanuel, sono sulla fascia, e Kakà la prova a mettere dentro, Balotelli la sponda verso Muntari, Muntari, apre il tiro, il tiro, tiro, gol!
lascia il fratello Chirico. Londa. Napoli è tutto nella petacampo dell'Inter. Inler adesso subito insegna di prima per Mertens, che di tacco dà ancora indietro su a tre quarti per Inler. Il lancio lungo a cercare Maggio di testa, però una gara Higuain. Gol, l'ho preso la scommessa. Sì. Higuain, primo marcatore, 1-0. Però Nagatomo ha fatto una cosa di una gravità inaudita. Nagatomo fa... Allora, il Napoli, la prima volta che si affaccia in avanti, non aveva ancora superato la tre quarti primo campo, una cosa che ha fatto Nagatomo da delirante. Adesso ve lo faccio vedere sulla lavagna. Dà il pallone, ancora qua in lato corto dell'area, cerca il fondo, lo mette in mezzo in qualche modo. Attenzione, un pallone! Con Ciccio Bello Londa Moretti, attenti al Napoli che riparte. Attenzione, il lancio per Higuain, no. Attenzione, vieni, attenzione, limite dell'area, non riesce. Siete in due, 0 2-1, anzi Martens 2-1. Ti restituisco subito per la sua bella dentatura, fai un bel sorriso, grazie al dietificio, avrete questo bel sorriso anche quando prendete gol. Vedi un po', azione, amaro, che grande azione. Allora Londa Moretti, incredibile, il Napoli segna anche il terzo gol, l'Inter crolla nella finale del primo tempo dopo che ne aveva condotto bene gran parte. Guardate il terzo gol, ancora un 3 contro 3, un passaggio qui sulla destra per il tiro di Insigne, su quale Ranocchia chiude un po' in ritardo, devia in qualche modo il portiere, ma arriva poi Gemaili in anticipo su tutti e fa gol. Handanovic ha provato la deviazione. Attenti adesso la partita, dai, forza, due minuti di recupero, dai. Calcio di punizione, poi parliamo, forza. Fallo su Campagnaro, c'è una punizione per l'Inter, speriamo ci sia il tempo per batterla, penso di sì. Sì, battuta. Due minuti di recupero, ancora un minuto per giocare, dai ragazzi, forza. Rolando, ancora Rolando, si fa vedere Nagatomo, niente, andiamo per linea orizzontale, il Napoli è chiuso bene, ancora Cambiasso, il pallone adesso per Taider, siamo sulla tre quarti, ancora in avanti verso Campagnaro. Scende Campagnaro, il suo traversone in qualche modo aggancia Guarin. Ancora Guarin cerca lo spazio. Il tiro, palla che sfugge. Gol, Nagatomo. Dai, che non è finita. Due difese che fanno ridere. Bella l'azione di Guarin. Allora sono vulnerabili in difesa, in una difesa che fa pena al Napoli. Ma no, grande azione di Guarin. Pensateci bene prima di venderlo. Allora, Londa Moretti. Insigne entra dalla sinistra, prova il diagonale. Gol. Quarto gol di Calleon. Ti abbiamo preso. Pensa la Juve, Ale. Quattro bere, ti sei preso. Implacabile la telecamera. Si sgrana su tutti gli interisti in studio che adesso sono messi male. Birra Moretti, Londa, vai. Allora. Attenzione ancora Pande, viene a rigore. Bravo Tagliavento, bravissimo. Però se il rigore c'è lo devi dare, Sandra. Doveva dare anche sperderlo. Parte Pande, ve la rincorsa, il tiro. Grande portiere del mondo, Pande. Fanno ripetere Tagliavento. 5 minuti di recupero.